Siamo ovviamente felici di averlo qui fra di noi e soprattutto un acquisto importante perché non è la chiusura della campagna ovviamente l'Udinese, però diciamo, è un puntello sicuramente importante. A questo punto darei la parola ai giornalisti per le domande di rito e poi parla Piero per quanto riguarda se ha delle comunicazioni di servizio o qualcosa di... No, tenevo soltanto a precisare l'acquisizione di Ferronetti che è passata un attimo in secondo piano perché è avvenuta magari in un momento specifico che era quello a cavallo del Ferragosto e perciò c'era una oggettiva problematica, però tenevo a precisare due cosine. La prima, che con molta serietà il calciatore Zenoni, e volevo ringraziarlo per l'operato che aveva dato all'Udinese in queste stagioni, però aveva esternato nei giusti luoghi la volontà di andare a giocare in un'altra realtà. Come avevo già detto all'inizio della stagione, ci siamo messi a disposizione, però abbiamo colto, oltre un ritorno di natura economica, anche, secondo me, un ingresso nella nostra rosa di un calciatore che per noi in prospettiva è un giocatore che può diventare molto importante e perciò ci riteniamo più che soddisfatti e fiduciosi per quello che sarà il nostro futuro con Ferronetti. Apriamo. Ferronetti che è un esterno destro, Terzino destro, sì. terzino destro. Terzino destro. Così giocavi anche nella Triestina, no? Sì, c'eravamo con la divisa 4, ero quarta a destra. Ah, invece giocava anche a 5, se non erro. L'altro anno abbiamo iniziato a 4, poi sì, abbiamo fatto divisa a 3 con 5 centrocampisti e giocavo quinto a destra. Comunque posso giocare anche terzo centrale, difesa a 3. Questa esperienza a Udine per te cosa significa? Beh, è un'occasione importante. Dopo 3 anni fatti a Parma ho avuto la possibilità di venire qua, una società importante che punta sui giovani e spero di coglierla e di far bene. 3 anni a Parma, no? Sì, 3 anni. Consapevole che in questo momento arrivi, insomma, hai davanti a te un giocatore che perlomeno in parte iniziale sembra lui titolare, insomma. Beh, io sono qui per lavorare, per crescere. Sono giovane e cercherò di metterla sempre tutta. Se il mister mi dovrà chiamare in causa farò del mio meglio. Come ti puoi presentare a livello tecnico, le tue caratteristiche? Sono un classico terzino, buona borsa e spero di dimostrarlo in campo che è sempre più facile, a parole è sempre più difficile. A Brescia com'è andata quell'anno? Come ti hai ritrovato? Bene, era il mio primo anno dopo il settore giovanile, quindi anche la prima volta fuori casa, fuori Roma. E sono stato bene, con la rivalità tra le due società, però quello è passato, quindi adesso penso solo all'Udinese. Cosa sai dell'Udinese? Cosa ti piace di questo Udinese? È un gruppo giovane, quella è la prima cosa che mi è saltata dall'occhio. Certi giocatori non li conoscevo e chiedendo l'età sono rimasto veramente sorpreso perché sono grandi giocatori e soprattutto giocatori giovani. Quindi penso che questa sia una cosa molto importante, che può dare ancora più entusiasmo e più voglia di lavorare. Hai già conosciuto i tuoi compagni, l'allenatore, hai Sì, li ho fatto... conosciuti, siamo al quarto piloto. Ovviamente spero di conoscerli meglio col passare del tempo. Livello di obiettivi in azzurro, riguarda la selezione giovanile. Personali, poi ho fatto l'Under 21. Under? Under 21, ho fatto un europeo, adesso è finita l'Under 21, spero di lavorare, di giocare con continuità in Serie A. Poi nel futuro ovviamente tutti i giocatori ci pensano, però è il futuro. L'obiettivo è ancora troppo lontano. Quando arrivi guadagnato da titolare, qui come abbiamo detto, insomma, arrivi, hai davanti a te Mesto, arrivi perché pensi che ci sia un salto di qualità tecnico da Parma a Udine, cosa c'è in più per la tua carriera?
il passaggio da Parma a Udinese? Il passaggio con Modinese è stato voluto anche da me, perché avevo chiesto anche io di andare via da Parma, perché avevo avuto dei problemi fisici e anche con lo staff, però quelle sono cose che riguardano il Parma, non mi riguardano qua. E quindi poi penso che sia anche un salto di qualità, perché l'Udinese la ritengo una squadra sia più competitiva sia con giocatori più importanti. Sì, perché questa precisazione mi sembra doverosa, perché era stata fatta un po' di confusione da parte nostra. Giusto, questo non mi ho dimenticato di dirlo prima, perché sì, è stato erroneamente detto che lui non voleva motivo, però io quando ho parlato col ragazzo mi ha dato la piena disponibilità da subito. Il problema era soltanto di natura economica tra noi e Parma, cioè per arrivare ad ottimizzare una cessione di Zenoni, perciò lo dovevo precisare prima ancora, scusate che non l'ho fatto, però Feronetti non ha mai pensato di sottovalutare l'Udinese, assolutamente mai. Ha detto confusione nostra. No, ma guardate, poi probabilmente non è che ogni volta è sempre una colpa del giornalista. L'indiscrezione bisogna vedere da dove arriva e magari che volontà c'è di farla trapelare, per non far trapelare, senza che vada a fare poi polemiche che magari si può tirare dall'altra parte, e scarichiamo sul giocatore. Insomma, il giocatore a me mi ha esternato sempre la volontà, aveva un contratto in essere, c'era poco da discutere sulla base contrattuale del giocatore, perché noi abbiamo ereditato quello che era il suo contratto economico, allungandolo per altre stagioni e portandolo al 2012. Anche lui? Sì. Beh, ma mi sembra un giocatore che lui è stato abbastanza... Tutti giusto, umile e modesto nel parlare, come giusto che sia, però un giocatore che ha dimostrato già nel tempo di avere delle qualità per la nazionale del 21, non era uno che stava lì tanto di passaggio. Hanno ottenuto un risultato importantissimo con l'Under 21 e perciò riteniamo che sia un giocatore, indipendentemente dalla competitività del posto, cioè noi dobbiamo mettere a disposizione del tecnico doppi ruoli, perché è giusto e necessario che ci sia questa sana competitività. Ma è però che per questo e Feronetti viene in vacanza a Udine. Certo. Bene. Secondo. Altre domande? Grazie.